Ciao a tutti e benvenuti in questo primo video, diciamo serio, su questo canale in cui vi faccio vedere una build di Forza Horizon 3, la Low Drag GT build su questa Jaguar E-Type. Se non sapete cos'è la Low Drag GT, ci sono io che ve lo spiego. Praticamente la Low Drag GT è una replica di una Jaguar E-Type da corsa costruita negli anni 60. Ovviamente qua non è che si parla delle repliche Ferrari basate sulla Toyota MR2 che ti compri a 10.000 euro su eBay, ma stiamo parlando di una vera auto da corsa costruita a mano come negli anni 60. Infatti, se vuoi acquistarne una devi spendere intorno ai 700.000 euro circa. La casa automobilistica che la costruisce si chiama Eagle. Credo sia una casa inglese, non vorrei dire una cazzata, però è una casa specializzata nel restaurare le Jaguar E-Type. A un certo punto si sono rotti le scatole di restaurare soltanto le Jaguar E-Type e hanno cominciato a crearne di loro, praticamente un po' come fa la Singer con la Porsche 911, che tra l'altro tratterò nel prossimo video, cercherò di fare una build della Singer 911. Oltre a creare la Low Drag GT, la Eagle ha creato anche la Eagle Speedster, che è praticamente una speedster, come dice il nome, quindi aperta, non richiudibile, cioè permanentemente aperta, con parabrezza molto basso, insomma la classica speedster. E poi credo un'altra che si chiami la Spider GT, che invece è una spider. Tutte basate sulla Jaguar E-Type. Dunque, come sono venuto io a conoscenza della Low Drag GT? Ovviamente, come tutte le auto fighe che conosco, io le conosco grazie a Top Gear. Mi sono veramente innamorato di questa macchina guardando la recensione su Top Gear. Tra l'altro conoscevo già la casa automobilistica perché provarono tempo fa anche la Speedster. Ho comprato nella casa d'aste questa Jaguar E-Type e ho detto potrei anche farci una build sulla Speedster, scusate, sulla Low Drag GT, visto che nel primo Forza Horizon c'era la Eagle Speedster ed era una macchina molto divertente, mi è piaciuta un sacco. Tra l'altro non l'hanno messa più, non so perché, non c'è più nel gioco. L'unico gioco in cui c'era era Forza Horizon 1. E allora ho deciso di creare insomma questa build. Comunque, tornando alla build, non sono riuscito ad ottenere proprio i dati esatti della macchina. La macchina ha 345 cavalli, la trazione posteriore, un motore 6 cilindri in linea. Quelle le ho azzeccate tutte. L'unica cosa, cioè le cose che non ho azzeccato sono il peso, perché la macchina dovrebbe pesare 1038 kg, in realtà ne pesa poco più di 900, credo 930, quindi non sono riuscito ad azzeccare quello. E nonostante pesi di meno della macchina originale abbia la stessa potenza, ho cercato anche di mettergli le stesse gomme, nonostante sia praticamente uguale alla macchina originale, anzi anche meno pesante, non sono riuscito ad arrivare alle cifre della macchina vera, che sono da 0 a 100 in 4 secondi e mezzo, velocità massima 270 km/h. Ci sono arrivato molto vicino, però non sono riuscito proprio ad arrivare a quelle cifre. Infatti la macchina va da 0 a 100 in 4 secondi e 8, credo, o 4 secondi e 6, non ricordo, e la velocità massima è di 267 km/h. Ho cercato di modificare l'assetto in modo da riuscire ad arrivare almeno allo 0 a 100 in 4,5, però non ci sono riuscito. Per quanto riguarda l'estetica, ho praticamente rimosso il paraurti anteriore e quello posteriore, tutti e due cromati li ho rimossi, ho aggiunto il ducktail spoiler. Non sono riuscito a trovare dei cerchi che fossero proprio uguali a quelli della macchina originale, però insomma ci assomigliano. Poi ho provato ad azzeccare il colore dei cerchi, che se si vedono le foto è praticamente una specie di verdino. La macchina è color metallo, senza vernice, non è verniciata.
però i cerchi hanno questo colore verdino, diciamo un verde chiaro acqua più o meno. Ho cercato un po' di ricrearlo, secondo me senza troppo successo, perché se non so, nelle foto sono fighissimi, invece quando guardo la macchina mi sembrano un po' strani. Passando invece a quello che riguarda l'handling della macchina, sono rimasto veramente contentissimo, stracontento di come si guida la macchina dopo che l'ho modificata. Insomma, all'inizio era la classica auto sportiva degli anni 60, quindi c'era molto rollio, molto beccheggio, molto rollio in curva, molto beccheggio in frenata, accelerazione. Praticamente era una barca, invece adesso è un bisturi, veramente precisissima. Contando il fatto che io non era quello il mio obiettivo, io ho modificato l'assetto della macchina cercando di togliere quei centesimi di secondo dallo 0-100, perché volevo insomma che arrivasse a quei 4 secondi e 5 da 0 a 100, e poi mi sono ritrovato con una macchina che si guida in modo davvero spettacolare e fantastica da guidare. Purtroppo l'unica cosa forse che mi dà fastidio è che la quinta marcia è veramente infinita. Le prime quattro marce sono molto veloci, la quinta invece è davvero infinita. Purtroppo ho voluto mantenere il cambio manuale a 5 marce, perché la macchina originale, quella vera, ha un cambio manuale a 5 marce, e quindi non ho potuto trafficare con le marce in modo decente, quindi è rimasta un po' così. Peccato, sarebbe stata molto più divertente da guidare, perché praticamente tu voli tra le marce, poi alla fine arrivi alla quinta e dura un'eternità. Questa cosa mi dà un po' fastidio, però comunque la macchina si guida in maniera fantastica. Sono ufficialmente arrivato al punto del video in cui non so più che cosa dire. Tra l'altro mi sono appena accorto che la macchina ha 3 tergicristalli, questo sì che è strano. E, insomma, non so più che dire, oltre che... Insomma, spero che il video vi sia piaciuto. Tra l'altro, se avete delle idee per qualche altra build, magari lasciatemi un commento. Ho già anticipato che il prossimo video sarà la build sulla Singer 911, che è praticamente lo stesso principio di questa macchina, però con una Porsche 911. La stessa cosa che fa questa azienda, la Eagle, la fa la Singer. Anzi, in realtà ho detto una cazzata veramente enorme, perché in realtà la Singer 911, ora che ci penso, è l'esatto contrario di questa macchina, perché la Singer 911 è una Porsche 911 col design delle Porsche classiche, però con tecnologia moderna, mentre questa è proprio un'auto costruita come si costruivano le auto negli anni 60, e praticamente la stessa macchina, però costruita ai giorni nostri. Intanto siamo arrivati al Festival di Byron Bay, che è un bel posto. Io vi ripeto di magari iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un mi piace, suggeritemi qualche nuova build, e spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio con questo 360 incredibile qui al Festival, e niente, con questo burnout pauroso ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e grazie dell'attenzione.